Insieme hanno vinto 6 premi Oscar per la migliore scenografia e hanno ottenuto 18 candidature. Sono marito e moglie, sono italiani del mondo. Guardate che magia in queste immagini. Ben arrivati Francesca Lo Schiavo e Dante Ferretti. Abbiamo visto un momento di Hugo Cabret, film dell'anno scorso, Martin Scorsese. Sono curioso di sapere chi è l'orologiaio fra voi due. Tutte e due. Sì, tutte e due. Io carico l'orologio, lei invece vede che ora è. Io cambio l'ora. Cambia l'ora. Ma il vostro rapporto col tempo e col tempo che passa com'è? Col tempo veramente dobbiamo sempre averci a che fare, perché appunto nel cinema e nel nostro lavoro il tempo è fondamentale, è importantissimo e devo dire uno deve fare il miglior lavoro possibile con il minor tempo. Quindi il tempo è presente sempre e quindi è così. E per quello che riguarda il passato, cioè il tempo che passa, io non ci penso mai. Io penso sempre al presente e al tempo che deve ancora arrivare. Il tempo è il luogo. Il luogo era una stazione in cui si svolge la storia di questo ragazzino orfano. Poiché sì, siamo a prossima fermata, mi viene naturale di chiedere perché la stazione continua a essere così evocativa anche nel cinema. Forse è l'unico modo per scappare, prendere un treno e andarsene. Perlomeno è quello che è successo a me quando ero ragazzo, sono nato in provincia e io l'unica cosa che volevo fare era il cinema. Allora la prima cosa che mi ricordo, mio padre mi aveva promesso che mi mandava a studiare a Roma, la prima cosa che ho preso è stato il treno, per cui questo treno è tornato avanti. Però devo dire una cosa, dall'immagine, la prima immagine che si è vista, che io quando ero bambino ero amico del figlio di quello che caricava l'orologio nella piazza della mia città, che è Macerata. E allora andavo sempre su con lui ad aiutare a caricare l'orologio. Grande ispirazione. Beh, quindi, No, più che grande ispirazione è incredibile, cioè, quello che è successo. Comunque, insomma, mi ha dato molto piacere questa cosa. Lei un giorno ha raccontato, io ho trascritto, un giorno mi hanno chiesto, ma lei che sogni fa? Ho risposto, io non sogno mai, io sogno quando sono sveglio. Che cosa sta sognando in questo momento? Di cosa sto sognando in questo momento? Sto sognando di sognare, di sognare qualche cosa di piacevole. No, io non è che non sogno, io non sogno quasi mai. Ho detto che sogno da sveglio in quanto proprio c'era Fellini che mi chiedeva sempre ma tu che hai sognato? Io dicevo no, niente, non ho sognato niente. Dopo 3-4 volte ho detto, qui bisogna inventare qualche sogno, perché questo mi chiede. In realtà lui faceva delle indagini per capire dove andava la fantasia. E allora io la mattina ho cominciato a dire che mi ero sognato una certa cosa, un'altra. In realtà io gli raccontavo tutte le sue storie, cioè le storie, sì. Io raccontavo a lui che mi ero sognato certe cose che facevano parte di tutti i film che aveva fatto, delle piccole, dei dettagli, delle cose. Lui lo sapeva che io dicevo le bugie, però gli piaceva l'idea che io in qualche maniera così. Signora, la passione per gli interni di una scena, da dove viene?
il suo mestiere, che poi diventa professione naturalmente. Esatto, sai, è difficile dire da dove viene. Io penso che ognuno di noi ha delle attitudini, ha delle cose, e a me è sempre più, ho sempre avuto fin da piccola appunto il gusto, mi ricordo, di sistemare la mia camera, di cambiarla, di così. E quindi mano a mano, poi dopo gli studi classici, ho cominciato a dedicarmi a questo e quindi... I vostri sogni quando si sono incrociati? Con il film di Lilia, in vacanza prima di tutto. Il sogno si è incrociato in vacanza. Diciamo che noi abbiamo cominciato la nostra collaborazione con il film di Liliana Cavani, La pelle. Che non è un film per sognatori, anzi è piuttosto cruento, no? Sì, voglio dire, ha delle scene, però voglio dire, tutto sommato, trovo che nel romanzo di Curzio Malaparte c'è anche spazio per esempio, non so, la famosa Cernia bambina o tutte le cose, insomma c'erano comunque delle piccole speranze, dei momenti per, esatto. Certo. So che avete due figli, Melissa ed Edoardo, mi piace sapere se seguono le orme dei genitori o non sono figli d'arte. Ma Melissa no, Melissa ha fatto studi economici, quindi non è interessata al nostro mondo. Invece Edoardo è assistente alla regia e va avanti nel Allora cinema. Vi consiglio di stare attenti al portafoglio, perché ho letto che lei da bambino era solito mettere le mani nelle tasche di papà, sì, mentre dormiva, prendere i soldini e andare al cinema. No, ma lui ha già cominciato tanti anni fa, perché io sono abituato. No, io soprattutto prendevo i soldi dalle tasche di mio padre solamente per andare al cinema, perché io studiavo il pomeriggio, dicevo che andavo a studiare con degli amici a casa loro, in realtà andavo tutti i giorni al cinema. E in questa piccola città, in questa città che non è molto piccola, però Macerata, dove lei è nata, dove vissuto. Io sono nato e vissuto fino a 16 anni. Invece la moglie di Roma. Lì, la moglie di Roma. Allora, invece in quella città c'erano addirittura 4 cinema, più 4 sale parrocchiali, più altre 2-3 sale, più che parrocchiali, era proprio delle piccole sale dove stavano nella sacrestia, dove c'era sempre uno dei preti che ci faceva vedere dei film. Il mio primo film, quello che mi ricordo io, era Ragazzi della Via Paul, che era proprio un punto... Poi so che lei guardava molti film western, che le piaceva Totò, in qualche modo forse questo sì, aiuta... A me in realtà piaceva molto il cinema western, mi piaceva molto, però mi piaceva il cinema western con gli indiani, non solamente i cowboy. Lei perché ti fa, cowboy o indiani? Dipendeva chi era l'attore. Io mi piaceva tanto uno che si chiamava Cochise, che era una pascia. Però poi bisognava chi era l'altro attore, invece l'altro... Ti fava per l'attore che più le piaceva. Che più mi piaceva. Però mi piaceva sempre questo scontro indiani e cowboy. Poi mi piaceva soprattutto il tipo di comunicazione che avevano loro, che erano fatto con il fuoco, con le fumate. Certo. E allora tutti quanti noi con degli amici giocavamo e da ragazzini compravamo delle pipe, fumavamo delle pipe e facevamo papà, insomma, come se comunicassimo. Non ci avete portato la statuetta dell'Oscar perché Hollywood lo vieta, però so che le contemplate in un armadietto ogni tanto, anche perché sono 6. Mi piace ricordare che i film che hanno permesso di arrivare all'Oscar sono stati The Aviator nel 2004, regista ancora Scorsese, Sweeney Todd di Tim Burton del 2007 e naturalmente Hugo Cabret. Ho notato che sono tutti film visionari, di storie fuori dal comune. È una coincidenza o c'è un filo rosso in questo? Ma noi abbiamo avuto la fortuna di lavorare con dei registi che si appassionano a storie e a periodi di storia che sono molto molto vari e molto, molto diversi fra loro, ma che hanno forse un denominatore comune.
l'attenzione per l'ambiente, l'attenzione per il periodo storico, l'attenzione per i dettagli, eccetera. Quindi lavorando con questi registi è facile fare delle cose fuori dal comune, perché poi tutti ci richiedono in fondo di non essere banali, perché ho sempre detto che la banalità uccide, io le dico perché è vero, e quindi lavorando con questi registi siamo portati a fare sempre delle cose un po' che sono da una parte fedeli in certe cose al periodo, però nello stesso tempo anche che hanno... Che vanno oltre, vanno certo. Oltre. Avete citato prima Fellini, non possiamo non vedere un momento di un celebre film, Ginger e Fred, per commentarlo subito certo. Dopo. Non mi ricordo più niente. Due steps, poi di profilo, walk e segui me. Mastroianni e la Masina, un film malinconico, però vero? Sì, sì, film malinconico. Bello come tutti quelli di Fellini, ma malinconico. Tre ricordi rapidi, Fellini, Pasolini e Scorsese, i suoi grandi maestri. Ma, dunque, io con Pasolini ho, diciamo che lui è stato il mio mentore, Fellini il mio mentitore, perché era un bel bugiardo. E Scorsese invece, che l'ho conosciuto con Fellini, e, insomma, è quello che mi ha voluto in America, per cui insomma, io devo ringraziarlo per tutto quello che ho fatto 8 film con lui, e, però tutto questo grazie soprattutto a Pasolini e a Fellini e non solo, cioè Petri, Ferreri, Cavani. Una vita fatta di incontri. Una vita fatta di grandi. Rapidamente, Scorsese, un suo giudizio, visto che lo condividete come regista ormai da sì. Tanto tempo? È un regista geniale, è un regista che vive del suo lavoro, si nutre di cinema e quindi, voglio dire, è veramente appassionato, è veramente perfezionista e cura ogni piccola particolare. Parla un po' di italiano, lo capisci? No, mai. Forse capisce qualcosa, forse parla qualche parola, ma non vuole, ha paura forse di dire sbagliare, delle sbagliare. Certo. È arrivato il momento del mappamondo, che è il rito del programma. Chiedo a lei, signora, di girarlo anche a nome di suo marito per dirmi dove vorrebbe e vorreste andare e per vedere che cosa, allora, per incontrare qualcuno. Vediamo un po', l'America la conosciamo, l'Australia, non sono mai stata. Ah. Lei ci andrebbe volentieri con sua moglie o la trascinerebbe in un posto che non l'attira? Io con mia moglie andrei volentieri dappertutto. L'Australia non l'ho vista, lei non l'ha vista, però sono stato in Nuova Zelanda e io le consiglio a mia moglie, dopo l'Australia, anche una tappa. Una tappa in Nuova Zelanda, certo, perché è proprio perché no. Molto bella. Stiamo chiudendo, la vostra prossima fermata, intesa come sogno, che in qualche modo nessuno meglio di voi può dirlo, avete nel cassetto e che sperate presto di raggiungere? Adesso c'è un cassetto aperto dove dentro stiamo preparando un film, abbiamo cominciato da un paio di settimane, la preparazione, che è Cinderella, Cenerentola, ah. Però tutto da rifare ovviamente, non è un cartone animato. Prossimo Oscar, signora, per un film tutto italiano, possiamo sperarlo?
Magari. Grazie dell'incontro e grazie buon viaggio. Grazie a voi. Grazie. Grazie.